collaborazione che dura da circa 2 anni e mezzo tra la RMT, l'Acciai Speciali Terni e l'Università di Trieste, oltre a un consorzio interuniversitario. Questo progetto ha consentito, tramite un processo di ricerca e poi di sperimentazione, di arrivare ad una conclusione positiva, nel senso che le scorie di acciaieria si è dimostrato per la prima volta, anche appunto con un prototipo che sta funzionando a Trieste, che le scorie possono essere trasformate in prodotti per l'edilizia. È chiaro che in questo contratto con Aste noi siamo tenuti, siccome siamo un'azienda seria, lo rispettiamo, ad un obbligo di riservatezza a cui appunto intendiamo attenerci. La cosa positiva appunto è che questo progetto in questo momento è in fase di implementazione a livello europeo. Adesso me ne fai una volta.